Bonjour ragazzi, è mattina presto e come sapete io in questi orari non connetto, ma sono sveglia oggi eccezionalmente perché sto andando in aeroporto, ragazzi, sto andando a Palermo, vado in Sicilia per la prima volta. Intanto sono anche molto felice di rivedere la mia amica Valentina, se sicuramente la conoscete, ma se non lo sapete la mia amica Valentina, cioè io l'ho conosciuta a Trieste, ma lei è originaria di Palermo e ogni anno praticamente in estate va giù un po' di tempo, insomma, a stare con la sua famiglia e in questi posti meravigliosi ogni volta vedo le sue foto e quest'anno ci vado, evviva! Quindi sì, mi ha invitato lei a casa sua per qualche giorno, quindi sono molto molto felice di rivedere lei e il suo fidanzato Max. So per certo che mi divertirò, poi c'è anche suo fratello Riccardo, quindi mi fa molto piacere. E i piani sono di andare al mare, ragazzi. Comunque continuerò a fare vlog perché è durante la settimana questo viaggio, quindi sicuramente sto contando di non saltare neanche un giorno con i vlog. Mi ha avvisato però, perché ovviamente mi sono già informata sulla connessione internet, e Valentina mi ha avvisato che da lei giù c'è solo la DSL, quindi io spero di essere in grado di riuscire in qualche modo a caricare i video. Mal che vada, penso sempre di avere... Oh, guardate ragazzi, questo è lo stadio di Alkmaar, lo stanno ristrutturando, vabbè, probabilmente non avete visto nulla, comunque questo è lo stadio. Quindi mal che vada avrò il cellulare e cercherò di postare i video dal cellulare utilizzando il modem del telefono, quindi incrociamo le dita, dovrebbe andare tutto bene per quanto riguarda internet. E questo è il tempo in questo momento, ragazzi, ci sono 17 gradi, io ho dovuto mettere la felpa nonostante non ci sia benissimo con l'outfit che ho addosso in questo momento, però all'ultimo secondo ho dovuto mettere la felpa, ragazzi, perché ci sono 17 gradi e questo è il tempo in questo momento qua. Come potete vedere, abbastanza una schifezza, il cielo è tutto grigio e c'è anche qualche gocciolina perché è piovuto fino a poco fa. Comunque già mi mancano i gattoni, ragazzi, ma c'è De Meso che viene a prendersi cura di loro per ogni giorno che sarò via, quindi sono tranquilla per quanto riguarda questo. Insomma, so che staranno bene, però naturalmente mi mancheranno tantissimo. Già vi facevo vedere nel vlog di ieri, ho preparato tutti i croccantini, la pappa morbida, tutti gli snack, le ciotole, tutte quante le cosine sul banco della cucina e basta. Poi come sempre De Meso mi manderà le foto dei gatti mentre io sono via, così sono tranquilla, tipo mamma apprensiva mi manda le foto. Che bellissima sta cosa. E niente ragazzi, sono molto contenta di vedere finalmente la Sicilia, di vedere Palermo. Ve lo ripeto, se mi vedete fermatemi perché mi fa veramente tanto tanto piacere incontrarvi, ve lo dico spesso ma devo ripeterlo perché poi siete timidi e io ci tengo tantissimo che veniate a salutarmi se mi vedete. Sono anche molto felice di rivedere la mia amica, quindi però non sono tanto felice di dover fare uno scalo, quindi devo prendere due aerei per raggiungere Palermo da Amsterdam. Faccio Amsterdam Roma e poi Roma Palermo. Non ci sono, almeno io non ho trovato, non esistono per il momento diretti, voli diretti da Amsterdam a Palermo. Non capisco come mai, ma non, cioè, perché mi sembra una destinazione turistica molto famosa, ma può essere che sia appunto per via del Covid eccetera, quindi sì, non mi entusiasma tantissimo l'idea di prendere due aerei, spero che siano due voli tranquilli. Comunque vi aggiornerò durante il viaggio, vi aggiornerò, devo anche mangiare qualcosa perché non ho fatto colazione. Okay, l'autista mi ha appena informato che c'è un incidente lungo la strada, quindi spero vivamente di non fare tardi in aeroporto, ragazzi. Adesso vediamo, speriamo di no, dita incrociate. Questi sono i dettagli del primo volo, ragazzi. Partenza 14:25, ma sono in anticipo, largo anticipo. Hanno cambiato il gate e appunto questo è il primo volo per Roma. Ok ragazzi, non c'erano problemi lungo la strada, mi è andata bene, siamo usciti dall'autostrada, abbiamo fatto un pezzo per la statale, quindi sono riuscita ad arrivare anche in tempo in aeroporto. Adesso sono qua al check-in e praticamente dalla parte in cui si entra al check-in in poi bisogna avere la mascherina, quindi ne ho portate due solo per il viaggio. E niente, adesso sto aspettando il mio turno per imbarcare la valigia. L'aeroporto è abbastanza deserto, ragazzi.
e ho consegnato la valigia. Adesso sto camminando non al gate in realtà, ma al posto dove ti misurano la temperatura, e poi bisogna compilare dei documenti, mi hanno detto. Quindi vado prima lì e poi direi di andare a mangiare qualcosina, a fare colazione. Volevo comprare l'accesso alla business lounge, ma mi hanno detto che non conviene perché probabilmente perderò tanto tempo qui adesso ai controlli della temperatura eccetera. Quindi vediamo, ho fame. Ok, mi hanno misurato la temperatura e sono a posto, e adesso mi hanno dato questo documento da compilare ed è solo per chi vola in Italia e bisogna appunto rispondere ad alcune domande, tipo se ho la polmonite, se ho sintomi come febbre, tosse, naso che gocciola, mal di gola e cose del genere. Quindi adesso compiliamo tutto quanto e poi andiamo verso il gate e a mangiare qualcosa, spero. Ok ragazzi, questa sarà la mia colazioncina. Ho preso yogurt con frutti di bosco e muesli. Poi ho preso, volevo prenderne uno ma c'erano solo in pacchetti da due. Ho preso due croissant, questi sono senza niente. Poi ho preso anche la marmellata alle fragole. E poi ho preso un succo, no, questo non è un succo, è una spremuta d'arancia fresca. Volevo prendere anche la cioccolata calda ma direi che per adesso può bastare. Ah, e poi ho preso anche un'acqua naturale. Buon appetito a me. Ci siamo finalmente ragazzi, sto per imbarcarmi sul primo volo. C'è, non so se riuscite a vederli, ma c'è un gruppo di persone asiatiche, perché ho visto gli occhi a mandorla ma non saprei dire di dove, che sono tutti bardati con tipo delle tute tipo CSI. Inizialmente mi sono spaventata perché ho detto mio Dio, cos'è successo? Invece sono semplicemente bardati così per via del Covid. Non so se riuscirete a vederli o se posso farveli vedere, comunque sono là. Comunque sì, adesso... Sì, ok. Adesso ci imbarchiamo sul volo per Roma, ragazzi. Italia, arrivo! Ok, ragazzi, non so se riuscirete a sentirmi. Avevo prenotato un posto vicino all'uscita di emergenza perché so che c'è molto più spazio per le gambe. Guardate che roba. Inizialmente non so perché ma avevo prenotato questo posto e poi quando ho fatto il check-in, quando ho consegnato la valigia, mi hanno dato un altro posto. Quindi salito sull'aereo, ho chiesto come mai e mi hanno fatto sedere al posto che avevo prenotato inizialmente, quindi non ho capito perché. Comunque sono comodissima, non c'è nessuno qui accanto a me, quindi sono super super veramente comfortable. E tra un po' ragazzi stiamo per partire, mi prendo un po' l'ansia ma ce la posso fare, è solo il primo volo di due, quindi Nicole ce la puoi fare. Ragazzi, sapete che viaggio per un totale di 5 ore per andare a Palermo? Due voli, 5 ore, niente male. E questa è la situation all'esterno. Pioggia e cielo grigio, vedremo come sarà quando atterreremo a Roma. Sopra le nuvole ragazzi, guardate che bellezza, il cielo azzurro e tutte le nuvole, bellissimo. Nel frattempo mi hanno portato uno snack, qui c'è l'acqua naturale, questo vasetto. Naturalmente immancabile, ho preso anche la Coca-Cola Zero. E poi qui non so che cosa ci sia ma andiamo a scoprire assieme. Allora c'è un sandwich con formaggio e salsa al basilico e poi abbiamo una specie di, ah no, un biscotto con ripieno al caramello, altra acqua e poi che cosa c'è? Ah ok, è una, wow, non sono salviettine igienizzanti, c'è proprio il gel igienizzante qua dentro, che figata. E poi un tovagliolo. Stiamo atterrando ragazzi, siamo a Roma.
E la prima cosa che faccio atterrata in Italia, ragazzi, naturalmente pizza. Ho pochissimo tempo, ma intanto godiamoci ste pizze e poi corro verso l'altro gate. E sono già pronta per imbarcarmi per il secondo volo Roma-Palermo. Ok, siamo decollati, ragazzi, decollati. Atterrati, ragazzi, sono in Sicilia, non ci posso credere. Quello che posso vedere per adesso della Sicilia è questo. E sembra meraviglioso il panorama, ragazzi, ma non perdiamo altro tempo. Devo entrare, andare a prelevare la valigia e poi andare a cercare la mia amica Valentina, che mi ha detto esattamente dove devo uscire dall'aeroporto. C'è il piano di sopra, che non sono mai a fuoco. Ok, adesso sì. Quindi andiamo a cercare la valigia. Che figata, non ci posso credere di essere in Sicilia. È bellissimo. Eccomi, ragazzi, sono con Vale. Qua a Palermo, non ci posso credere. E adesso, ragazzi, mi porterà lei in giro. Voi comunque consigliatemi, consigliateci i posti che devo vedere assolutamente a Palermo. Ma sono in buone mani con una palermitana doc, diciamo. Quindi, però consigliatemi, fatemi sapere se ci sono dei posti in particolare che devo assolutamente visitare, ristoranti, qualsiasi cosa. Non ho tantissimo tempo a Palermo, ma sono curiosa, quindi fatemi sapere. Ho comprato un pensierino, ragazzi, per i genitori di Valentina, una piantina. A casa di Valentina ci sono un sacco di gattini, guardateli che piccoli. Ciao amore, sei bellissimo. Ciao. Ciao. Oddio, è l'ora della pappa, è l'ora della pappa. Ciao amore. No, è per i piccoli. Guarda lì che carini. No, no. Camminando per il centro di Palermo. Cosa vale, stava per uccidersi. E sono super emozionata di essere qua. Mi stanno facendo tutti da cicerone. Ho tipo tutti che mi stanno spiegando le cose. E allora, questo, mi dicono, è il Teatro Massimo, uno dei teatri più grandi in tutta Europa. E effettivamente è gigantesco. Bellissimo. Che belle tutte le palme. Stiamo camminando per il centro, giusto? Questo centro di Palermo, ci sono tutte le bancarelle e stiamo andando verso il ristorante. E siamo al ristorante, ragazzi, io ho preso la pasta con il gambero rosso. E cos'altro è? Pomodorini e fiori di zucca. Pomodorini e fiori di zucca. Buon appetito! Allora, adesso è la sorella di Valentina che non si fa vedere, però sa tutto di Palermo, dovete sapere, lei sa tutto. Sta ridendo e mi sta facendo un po' appunto il tour. Ok, allora, dove siamo? Cos'è questo? Questi sono i quattro canti di città. I quattro? Canti di città. Ok. Oh, ok, 1, 2, 3, 4, ci sono arrivata adesso. Wow, ma è maestoso, è meraviglioso. Allora, 1, 2, 3,
e 4 se non mi investono. E cosa sta a simboleggiare? Cosa stanno a simboleggiare questi quattro canti? Allora, le quattro fontane sì? Sono i quattro fiumi originari di Palermo, di cui mi ricordo soltanto il Chemonia e il Papireto. Le statue rappresentano le stagioni, infatti le vedi da quello che portano. Se non sbaglio c'è qualcuno che porta l'uva, in base alla frutta portano differenti stagioni. Ok. Quindi sopra ancora sono i viceré spagnoli, no, i re spagnoli, non i viceré. I nomi dei re non mi ricordo. Questa era fatta nel 600. Fatta non nel 600. Pieno, pieno dominio spagnolo. Sopra ancora c'ho le sante protettrici della città. Quindi Sant'Agata e altre sante. Però attenzione, non c'è Santa Rosalia, che è la santa di ora, perché Santa Rosalia arriva dopo. Questa è stata costruita nel 600, Santa Rosalia arriva del fine del 600. Quindi questa è la parte guida. Grazie. Ok, c'è Max dietro che passa. Allora, qui siamo in piazza? Piazza Pretoria o Piazza della Vergogna? Piazza della Vergogna? Sì. Ok, perché questo nome? Per via della fontana. Questa fontana in realtà prima era stata commissionata per Firenze, poi viene acquistata dal comune di Palermo sempre nel 600. L'avete rubata ai fiorentini? Acquistata, acquistata. E praticamente si chiama Piazza della Bellissima. Vergogna e ha tre differenti leggende. La prima, uno deriva tutto dal fatto che era pieno di statue nude. E qua di fronte, questo qua dietro era un monastero delle suore. Allora si narra che le suore, infastidite al vedere tutte le statue nude, le nudità delle statue, prende di notte, andavano le statue e prende rompevano tutti i falli, tutta la parte di... No! Esatto, e quindi ogni volta bisognava ricostruirla. E per questo Piazza della Vergogna. E questa è la prima. La seconda leggenda riguarda la... non mi ricordo quale principessa d'Angiò, che si narra che fosse così focosa da avere ogni sera da chiamare un amante diverso e poi ucciderlo per non farlo riconoscere, per mio non farlo Dio. Sapere. E si narra che una volta era così focosa da provare ad andare con un cavallo. E c'è la che scena... cosa mi stai raccontando? Sono demonetizzata completamente, dovrò togliere tutto questo. È vero. C'è girando infatti, c'è, non mi ricordo dove. Andiamo a vedere. Una che tipo giace voluttuosamente accanto a un cavallo. Ma io non ci posso che no, vabbè. Mentre quella più reale è perché l'acquisto di questa fontana costò l'ira di Dio. Tipo un sacco di soldi sprecati, corruzione, un sacco di tangenti e per quello della vergogna, in realtà per i soldi buttati per questa qua. Però io voglio pensare che sia quella del cavallo. È meraviglioso. È meravigliosa, ragazzi, devo dire veramente. E poi gigantesca. Wow. Wow, cioè bellissima sta piazza, cioè tutto bellissimo, non so cosa filmare, questo è il... sede del comune, la sede del comune, il municipio, cioè è una meraviglia, veramente bellissima questa piazza, meravigliosa ragazzi, io sono incantata. E qua, è qua, eccola la statua col cavallo. Eccoci, pronti, vai. Questa è la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, invece che quella bella. È la chiesa di San Cataldo. Wow, che strane quelle cupole fatte così arancio. Sì, che le cupole in verità non sono mi devi rosse, spiegare. Ma sono diventate rosse poi per un architetto che ha deciso di farle rosse, qual era la storia. E noi non siamo d'accordo con questo architetto? non siamo sì, d'accordo. Sì, furono ristrutturate nell'Ottocento da questo architetto, ristrutturato altre cose, altre chiese a Palermo, e siccome lui voleva... far riemergere quella che era l'anima antica araba di Palermo, che sta da 400 anni, se non sbaglio, sotto gli arabi. Invece queste cupole rosse, ricordare la... È vero, sì. È vero, ricorda. Ricorda molto l'architettura, bellissimo. E questo qua è il Santo Carlo di Santa Rosalia, ogni festino che è il 13 luglio... 14 luglio. Si fa la sfilata col carro. Oh, e tutti okay. Mangiano i babbaluci. Le stigliola. E le forst. Questa è la trezza. Non conosco, ma mi dovrete aggiornare su tutto. Sembra piccolo, ma è gigantesco, tra l'altro. Guardate che bontà, ragazzi. Voglio prendere la brioche col gelato tipica. Senti quella cosa che è buonissima. Che meraviglia. Ho preso, ragazzi, ho preso cantalupo, che sarebbe appunto melone, e fragolina. Guardate ragazzi che meraviglia, brioche col gelato per la prima volta in vita mia. Ta-ta-ra! Ok mia family, siamo tornati a casa e non vi ho neanche detto, eravamo allora io,
Valentina, il suo fidanzato, l'altro loro fratello di Valentina, l'altro fratello ancora Riccardo che lo avete già conosciuto nei miei video, e poi l'altra sorella che si chiama Maria Giovanna. Quindi sono quattro fratelli più io e più Max. Quindi eravamo, ho cercato di non inquadrare perché lo sapete che mi secca puntare la videocamera in faccia. Quindi ho cercato di filmare comunque un po' per voi, però senza essere troppo invadente con la videocamera, che spero sempre di riuscire in questo. Comunque ragazzi, fa tanto tanto caldo qua in Sicilia, e mi hanno detto che faceva ancora più caldo settimana scorsa, che mi è andata bene. Quindi no, in realtà sono rimasta particolarmente impressionata dalla bellezza della Sicilia, cioè allora almeno Palermo, quello che ho visto io. Però non appena sono atterrata, è già questo panorama con queste catene montuose, che probabilmente non sono catene montuose, questi monti, insomma bellissimo il mare. Cioè esci dall'aeroporto di Palermo e c'è tutto il mare, è veramente meravigliosa. Non mi sembra, cioè non so perché, mi sembra di essere tipo in un posto di villeggiatura, che non mi sento neanche in Italia, invece sono in Italia, ma non sono a fuoco come al solito. Ok, comunque non ho visto appunto tantissimo di Palermo perché sono atterrata e bene o male poi siamo usciti a cena e basta. Però la passeggiata che abbiamo fatto, con le cose che mi hanno fatto vedere, ragazzi, meraviglioso. Cioè Palermo è bellissima, non me l'aspettavo poi così grande, cioè enorme. Anche tutte queste chiese, le cattedrali, questi monumenti sono giganteschi, non lo so, è molto 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 bella, ma non vedo l'ora domani di andare in spiaggia. Quindi sono ancora più emozionata perché vedrò le spiagge bellissime della Sicilia. Quindi che bello ragazzi, domani spiaggia, mare, sole, granite, Coca-Cola ghiacciata, e io là in spiaggia così. Praticamente non vedo l'ora veramente. E quindi mia family, sono parecchio stanca perché sono in giro da 15 ore quasi, sono in giro da 15 ore. Quindi adesso vado semplicemente, ragazzi, a lavarmi i denti e poi a nanna, che perché appunto domani andiamo al mare, quindi non voglio dormire troppo. E basta, non voglio mai salutarvi quando finisco di fare i vlog. Ah, volevo dirvi che, uno, sono molto contenta che mi abbiate detto che la tecnica di montaggio vi sta piacendo, quindi sono molto contenta. Numero due, mi avete chiesto di fare più vlog perché vi sentite più vicini a me nei vlog, ed è uguale anche per me, cioè anch'io filmando i vlog mi sento più vicina a voi, quindi devo farne assolutamente di più, quindi sappiate che vi leggo. E niente, mia family, noi ci vediamo domani sempre pronti, 17:30, spero, sempre pronti, sempre puntuali, 17, spero di essere puntuale perché appunto non so come sarà il caricamento dei video da qua, devo provare, faremo questo esperimento domani e vediamo com'è, spero di riuscire ad essere puntuale. Quindi a domani mia family, bacio grandissimo e vi abbraccio forte 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 forte, e a domani dalla Sicilia, ciao.